Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio del TG Coaster. Oggi ci sono un sacco di novità, per cui partiamo subito. Gardaland ha annunciato ufficialmente il nuovo show che si terrà dentro il Time Voyagers, il cinema 4D, e sarà Mowgli's 4D Jungle Adventure. Come alcuni di voi sapranno, Gardaland durante la pausa invernale ha tolto quei cartelloni bruttarelli che c'erano sopra il Time Voyagers, i poster dei film che venivano trasmessi, e aveva ripristinato i volti scolpiti sulla pietra. Questo aveva fatto sperare a molti in un cambio di direzione, che in effetti c'è stato, però insomma, dalla locandina sembra evidente che questo è un film dedicato specificamente ai bambini, anche molto piccoli. Non sembra neanche un intrattenimento per tutta la famiglia, ma proprio una cosa a livello brucomela. Se vi interessa, in realtà momentaneamente c'è tutto il video disponibile su YouTube, vi lascio il link se volete farvi un'idea, però io non sono particolarmente fiducioso. La cosa buona è che almeno adesso non è più spezzettoni di film messi insieme, ma è un filmino di 10 minuti con una storia coerente dall'inizio alla fine. Passiamo adesso a quella che a mio parere è la novità più interessante del 2023 di Gardaland, cioè lo show Nautilus che si terrà a Gardaland Theater. Quello che sappiamo per certo è che sarà un musical che sfrutterà tecnologia all'avanguardia per coinvolgere appieno anche gli spettatori nello show. Il sito gardalandplusfan.com, di solito ben informato su queste cose, vi lascio anche un link, parla di pannelli LED, proiettori con videomapping ed effetti di acqua e vapore. Per cui mi aspetto che una volta seduti vedremo ai nostri lati scorrere il mare e la flora e la fauna marina mentre viaggiamo all'interno del Nautilus. Questo artwork ufficiale di Gardaland non so quanto sia accurato, però rende un po' l'idea di quello che vogliono raggiungere. Facendo un attimo un passo indietro, non avevo ancora mai parlato di quella che in teoria è la vera grande novità di quest'anno, ovvero il labirinto a tema Jumanji. A lasciargli posto sarà il Soul Calibur, che verrà almeno in parte demolito per consentire la creazione di questa nuova attrazione. Gardaland ci tiene a farci sapere che ci saranno oltre 2000 piante, facente parte di 30 specie diverse, e sempre sul loro sito parlano di giochi di specchi, tunnel oscuri, serpenti velenosi, immagino non reali, e sempre stando a quanto si legge, la siccità ha colpito Jumanji e noi dovremo riportare il gioiello nel tempio per riportare l'acqua. E per concludere la sezione dedicata a Gardaland vorrei concentrarmi un attimo sul giallo di Sequoia Adventure o Sequoia Magic Loop, perché in data 7 dicembre 2022 era stata depositata una pratica presso il comune di Castelnuovo del Garda che parlava di un progetto per la demolizione dell'attrazione Sequoia Adventure, appunto. Nelle scorse settimane avevano anche iniziato a girare alcune foto che ritraevano l'inizio dei lavori per lo smantellamento. Ma per lo stupore di tutti, il 24 febbraio, quindi pochi giorni fa, è stata depositata un'altra pratica che parla di ristrutturazione sempre dell'attrazione Sequoia Adventure. Quindi adesso tutti ci stiamo chiedendo cosa succederà a Sequoia. Verrà davvero demolita? Quelli che sembravano lavori di demolizione in realtà erano solo lavori per rimettere a nuovo l'attrazione dopo anni di abbandono? Lo scopriremo, di sicuro è curioso perché ormai veniva data per certo il suo abbattimento e invece forse non sarà così. L'unica notizia che ho trovato al riguardo è un'altra pratica, depositata questa volta il 15 febbraio, che parla di un cambio di impresa per il progetto di demolizione dell'attrazione. Quindi qualche cambiamento sicuramente c'è stato, forse oltre a cambiare impresa, non che in un secondo momento ho deciso di cambiare proprio il progetto, e lo scopriremo più avanti. Per Gardaland è tutto, ora passiamo ai parchi internazionali, ma prima, se vi interessa quello che faccio, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Ci spostiamo adesso in California, dove abbiamo un po' di novità. La prima è che Bob Iger, il CEO di Walt Disney Company, ha annunciato in un'intervista alla CNBC una generica Avatar Experience che arriverà a Disneyland. Scopriremo di più in futuro, immagino, non ci sono altri dettagli. Disney ha poi ufficializzato che la trasformazione di Pacific Wharf in San Fransokyo, tratta dal film Big Hero 6, a Disney California Adventure, verrà completata
quest'estate e ha rilasciato un paio di concept art come riferimento. Una nota di colore non strettamente legata ai parchi prima di tornare in Europa è che Walt Disney per i 100 anni della compagnia ha deciso di inaugurare una mostra itinerante che farà il giro nel mondo nei prossimi anni e che mostrerà svariati oggetti di scena, costumi e quant'altro. Bene, all'ingresso di questa mostra sarà anche presente un ologramma di Walt Disney in persona ottenuto tramite nastri d'archivio e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Il risultato, secondo me, è davvero impressionante dal punto di vista artistico e ingegneristico. There's a lot of satisfaction in developing ideas into reality. When we consider a new project, we really study it. Not just the surface idea, but everything about it. Per concludere, Disneyland Paris Report, account sempre molto ben informato per quanto riguarda il resort Disney di Parigi, ci informa che Avengers Assemble Flight Force, il coaster ritematizzazione del Rock and Roller Coaster realizzato apposta per l'apertura dell'Avengers Campus, verrà migliorato a livello di luci, proiezioni e quant'altro. All'apertura il risultato era stato deludente, se ne era parlato molto all'epoca, e Disney lo migliorerà. I lavori dovrebbero svolgersi di notte, quindi l'attrazione rimarrà aperta senza impattare sui visitatori. E per oggi questo è tutto, spero che il video sia stato interessante, noi ci vediamo la prossima volta.